quello che si tramanda di nonno e nipote. Questo è quanto, purtroppo è così. È una società, e pensate che soltanto i telefonini. I telefonini sono fatti apposta perché se si rompono, buongiorno, buonasera, nessuno lo dice. E certo che devono essere i modelli, se no poveretti, quelli che lavorano alla, non dico quale, casa produttrice, come fanno? Si rimangono disoccupati. Del resto, dato che le macchine da scrivere dell'Olivetti non si rompevano quasi mai, quelle belle meccaniche, avete visto che fine ha fatto l'Olivetti, che sono, non è che voglio essere cinico, però è così. Forse ci saranno altri motivi. No, ci sono, l'ho detto come certo, però ci sono tanti altri motivi, però probabilmente uno dei tanti altri motivi è stato quello proprio di diventare in un'ottica di un prodotto consumistico. E i computer invece sapevano che dovevano entrare nel mondo del consumo. Va bene, adesso abbiamo ancora 5 minuti. Io come lui ho un'insana passione per gli oggetti di design, che siano anche elettronici, vabbè, sono mezza fisica, ho fatto interior design, ma non so se è la scuola sua, perché... e sul capitolo dello sciacquone, mentre lo leggevo, sì, pensavo, mi è venuto in mente l'episodio di Benigni e Troisi, non so se se lo ricorda, sì, credo che comincio da tre, in cui nel Medioevo dicono, vabbè, diventiamo famosi, inventiamo lo sciacquone, ci provano, non sanno farlo, perché secondo noi sa questo sciacquone come funziona veramente. E allora nel leggere poi mi sono accorta che forse è una delle poche cose che non è cambiato nel senso. No, non è cambiato. In realtà nasce dal galleggiante, col galleggiante. Nasce dal galleggiante e continua così. E se però pensate a Elisabetta, Elisabetta prima non l'ha voluto, adesso non mi ricordo più chi è che l'ha inventato, ma c'è anche scritto qua, c'è un Lord Pippo Pallo, non lo so, che gliel'ha inventato, gliel'ha proposto, e adesso non voglio essere, siamo già in ora protetta, in fase protetta, quindi non si può dire, ma la regina ha detto non so che farmene, perché io ho già tre inservienti che mi servono quando ho espletato le mie funzioni fisiologiche. La macchina non farebbe queste cose, mi dovrei sporcare io, mentre c'ho ben tre valletti che fanno questo ed altro. E cosa poteva dire? E quindi costui... Però lo sciacquone, che è uno strumento fondamentale, poi ha avuto l'evoluzione della famosa Gebel, che è un disastro. Ma no, quella bella cassetta esterna che si vedeva. Gli architetti ci hanno messo le gambe, la cassetta terra sei un poveraccio. No, ma adesso ci sono già le nuove cassette, ci sono già le nuove che costano ben di più di una gambe. Però il meccanismo è la struttura, si incalcifica. Se volete ridere, qui c'è la storia di un sommergibile che è stato autoaffondato perché il capitano, dato che nei sommergibili andare a tirare lo sciacquone non è cosa poi così semplice, no, bisogna seguire delle procedure, e il capitano di questo sommergibile tedesco ovviamente lui non voleva sottoporsi alla bassezza di seguire tutte le norme e rifiuta l'aiuto del suo attendente e allaga il locale, fa allagare il comparto batterie, e lui è stato costretto, storico, ad autoaffondare il sommergibile per non avere saputo tirare l'acqua. Comunque complimenti alla grafica. La grafica è super. Così. Ma no, perché sono anche queste storie, cioè la storia si fa anche con questo. Altre domande? Qualcosa? Mi deve lasciare il suo nome così io. Allora, se avete cadaveri... Sono portata a casa mia che ci sta qualche cadavere. No, ma me lo segno qua, in negro.